Terza giornata di campionato, Eccellenza Toscana, Girone B, il Mazzola Valdarbia, dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Astrigiana e il 3-1 subito a Colle Valdelsa in Coppa, ospita l'ostico Porta Romana, squadra comunque molto difficile da affrontare. Il Mazzola Valdarbia subito in avanti, è Pierangeli che ci prova dal limite dell'area, blocca il portiere Lombardini, il porta romano risponde con l'attaccante Rashidi che dopo una palla recuperata calcia però malissimo, troppo alto sopra la traversa, nessun problema per Florindi, ancora il Mazzola Valdarbia in avanti, Oxai si disimpegna bene, mette al centro, in Brenda riesce in qualche modo a controllare, a fare sponda ancora per Pierangeli, il tiro però viene strozzato, Lombardini si accartoccia e blocca la sfera. Ancora squadra di casa in avanti, lancio lunghissimo a pescare Pierangeli che vince il rimpallo, serve Cavallini, l'ex sinalunghese entra in area di rigore, rientra sul destro, calcia, è bravissimo Lombardini a distendersi sulla sua destra e a parare sul proseguo dell'azione, proteste per un possibile tocco di mano che l'arbitro non ravvisa e l'azione sfuma con il porta romano che allontana la palla. Ancora Mazzola Valdarbia, una partita veramente molto interessante della squadra di Argilli con Imbrenda che si difende bene, serve Cavallini al limite dell'area, il sinistro, la palla però sfila al lato, sul fondo ancora il Mazzola Valdarbia in avanti, il porta romana si vede pochissimo dalle parti di Florindi, risponde con questa azione molto confusionaria, riesce il Mazzola Valdarbia a liberare l'area di rigore, poi Lenti da lontano con il sinistro, Florindi blocca senza patemi. Si passa alla ripresa, Cicali batte un calcio d'angolo corto, scambia con Oxai, ancora Cicali entra in area di rigore, calcia con la palla che termina sul fondo. Sempre il Mazzola Valdarbia pericolosissimo, inizio di ripresa molto decisivo ed è Pierangeli che questa volta trova ancora Lombardini pronto alla deviazione, ma non è finita. Gianneschi, cross, Lombardini viene ingannato dalla traiettoria, palla sulla traversa, occasione clamorosa per il Mazzola Valdarbia con il porta romana che poi riesce ad allontanare. È sempre la squadra di Argilli in avanti che si vede tantissimo, un super in Brenda, difende palla, calcia, trova una deviazione, palla a Baroni dal limite dell'area di rigore con il sinistro, palla che sfiora la traversa, il porta romano ancora con Rashidi in avanti, recupera la palla, fa partire il contropiede, ancora il porta romano sempre con il suo numero 9 che riceve, scarica al destro e Florindi si fa trovare prontissimo alla parata in calcio d'angolo. La svolta arriva al minuto 73, Gianneschi entra in area di rigore, trattenuta vistosissima ai suoi danni, l'arbitro non può far altro che indicare il dischetto e assegnare il calcio di rigore più che meritato per il Mazzola Valdarbia è Cicali che dopo il gol alla prima giornata sul calcio di rigore realizza il calcio di rigore che sblocca la partita. Gianmarco Cicali, l'ex Poggi Bonzi, porta in vantaggio il Mazzola Valdarbia al minuto 74, gol come abbiamo detto assolutamente meritato per la squadra di Argilli che ha dominato per larghi tratti al minuto 80. Bruttissima l'intervento di Mallardo ai danni di Pierangeli. L'arbitro estrae il rosso diretto e siamo ormai nei minuti di recupero. In Brenda gli manca solo il gol, ci prova, ma Lombardini gli nega la gioia personale. Non c'è più tempo. Triplice fischio di Mascelloni di Grosseto e Mazzola Valdarbia vince la seconda partita su tre di campionato.